Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Finalmente sono tornata. Allora, 2 settimane senza postare nulla. L'unico video che è uscito è un video del tutto importante contro l'omofobia, che è uscito il 17 maggio, appunto in occasione della giornata mondiale contro l'omofobia. Però finalmente sono tornata con le mie recensioni, con i miei video, con le mie rubriche, eccetera, eccetera, eccetera. Se mi seguite su Instagram saprete che le settimane che sono appena concluse sono state delle settimane molto intense, perché sono tornata a Ciao Darwin per registrare una puntata speciale. Poi c'è stato il raduno a Milano, bellissimo, ringrazio ancora tutti quelli che sono venuti. E appunto la puntata di Ciao Darwin è una puntata speciale che uscirà normalmente il 31 di maggio, guardatela perché ci sarò io di nuovo. Seguitemi su Instagram per avere altre info. E poi il 26 maggio, quindi questa domenica, ci sarà lo spettacolo a Roma, Tutto su di me noi. Qui nell'info box trovate tutte le info, come acquistare biglietti e come sostenere il progetto. Ma non siamo qui per sponsorizzare i miei eventi, oggi siamo qui per parlare del Grande Fratello. Perché molti mi avete chiesto durante queste 2 settimane: Rosy, ma le recensioni del GF non le fai più? Ma sì che le faccio, è solo che purtroppo mi è mancato. Purtroppo, per fortuna, non ho avuto il tempo materiale per registrare, editare tutto quanto. Ma oggi siamo tornati e direi che dopo la puntata di ieri sera di cose da dire ce ne sono parecchie, ecco. Però non mi focalizzerei troppo sulla puntata di ieri sera, ma farei proprio una recensione generale di quello che è successo negli ultimi tempi. Anche se parto già con una premessa importantissima: non sto più seguendo il live come 2 settimane fa, perché sono molto più impegnata in questo periodo e quindi mi perdo molte cose. Ma cerco di aggiornarmi tramite le cose che escono sui siti gossip oppure sul sito del Grande Fratello. Partirei subito da Francesca e Erika. Volevo parlare di loro un attimo perché ovviamente chi segue il Grande Fratello sa che le loro strade si sono separate, una a destra, l'altra a sinistra, e noi il Maina Gioia qua in fronte, il palo. Però era prevedibile, io ne avevo già parlato nel video dedicato a Francesca e Erika, avevo detto che comunque sarebbe finita così. Una da una parte, sempre più accollata a Gennaro, ma ne parleremo dopo. L'altra invece con Gaetano. E vorrei soffermarmi su questa cosa in questo momento, perché Erika e Gaetano, ma che cosa mi rappresentavano? Dici, per fortuna Gaetano è uscito, ciao, non ci mancherai completamente. Ma che coppia era? Ma che cosa? Tra l'altro Erika, cioè io l'adoravo, adesso un po' meno, se devo essere sincera, perché il comportamento che ha avuto con Gaetano, sinceramente, a 30 anni non me lo aspetto. Perché state lì a lamentarvi che gli uomini vi trattano male, fanno e dicono, e poi cioè, ragazzi, io non so se voi sapete le cose oscene che ha detto Gaetano su Erika, che tu dici, vabbè, anche noi tra amiche parliamo così, anche gli uomini tra amici parlano così, ok, ma siamo in TV e quindi ci sono genitori, ci sono fratelli, sorelle, cugini che guardano, e io sentir dire a un tizio, aveva le mutande bagnate come se le avesse appena raccolte in un lago, una cosa più o meno così, oppure ce l'ha stretta e tutte queste cose qua, sinceramente anche no. Non sto qui a fare ipocrisia, nel senso da dire queste cose, capita a tutti di parlare di dettagli intimi della tua ragazza, della tizia con cui sei stata a letto, in tutti i generi, che siano etero o omosessuali. L'unica differenza è che lì c'è delle telecamere puntate e che Erika, come ha già detto, con i genitori non ha tutto questo gran rapporto, quindi se tieni a salvaguardare una persona non vai a dire delle cose del genere su Canale 5 o comunque su Mediaset Extra, quando sai che ci sono più di 1 milione di persone che guardano la diretta. Ma Erika mi è completamente scaduta, perché nonostante il cazziatone di Barbara, Gaetano, che ha detto guarda che certe cose non si dicono, lei lì, oh mio Dio cosa ha detto, oh mio Dio cosa ha detto, finita la puntata, il giorno dopo stava già lì a limonarci. Ma tutto a po', Erika, cioè non ho capito. Poi non vi dovete lamentare che gli uomini fanno, dicono questo e quello. E ripeto, non è moralismo il mio, per carità. Semplicemente è un farsi valere, darsi la giusta importanza. Perché poi lei ieri in puntata ha detto: io sono una che perdona, per carità, anch'io. Ma c'è una differenza tra il perdonare e ricominciare a limonare con quella persona. Poi io nelle prime recensioni avevo già detto Gaetano non mi piace, poi mi stavo ricredendo un attimo. E invece nella situazione con Erika è uscito fuori il peggio di sé, perché anche ieri quando è uscito in studio con quella voce impostata, io ti aspetto fuori. Ma vatta a piangere il culo, ma smettila, nel senso, a corona dei poveri, anche meno, cioè ti prego.
concludendo questo discorso Gaetano Erika, sono molto contenta che Gaetano sia uscito, perché almeno Erika adesso basta Gaetano, quindi si fa il suo percorso da sola, anche perché è una ragazza molto valida, non ha bisogno della storiellina inutile per andare avanti, la gente la apprezza così com'è, quindi anche da sola Erika, vai, da sola. Parlando invece di Francesca e Gennaro, non saprei neanche da dove iniziare, perché è successo di tutto in queste due settimane. Prima il tradimento con Roxy, è entrato Giorgio che cantava Sapore di mare, ma che cosa? Ma dove stai andando? Ma ce la stai facendo? Te la faccio io la canzone. Cioè tu entri dentro la casa, la tua ragazza sta sempre appiccicata con un altro, hai fatto bene, io avrei fatto di peggio, ma tutto a po', Giorgino! Quindi... dall'inizio, io sin dalla settimana scorsa su Twitter avevo già scritto, a me questa cosa mi sa un po' di una mezza farsa. La mia ipotesi era quella che Francesca e Giorgino si fossero lasciati prima dell'ingresso di Francesca al Grande Fratello. Altrimenti non si spiega che il fidanzato entri in casa. Oddio, per carità, Francesca non ha baciato nessuno, apparentemente. Però ci sono degli atteggiamenti che potrebbero dar più fastidio rispetto ad un bacio, almeno per quanto mi riguarda. Cioè, se la mia ragazza stesse attaccata con le tette in fascia a uno per tutto il giorno, sinceramente non c'è bisogno del bacio, ma io mi incazzo lo stesso. Invece lui tranquillo, bravo Gennaro, ti stringo la mano, io avrei fatto di peggio, avrei Ma che stai dicendo? Ma che cosa stai dicendo? Ma i neuroni li hai collegati, sì o sì? Quindi, come dicevo, la mia teoria era proprio quella che, nel senso, facciamo hype, perché appunto non si parla che di Francesca e Giorgio, Giorgio che l'ha tradita con Roxy e Domenica Live e questo e quello. Chiusa questa parentesi, Francesca si tranquillizza, ragazzo, no, non è il mio tipo, non è il mio tipo, non è il mio tipo. Ieri viene fuori un'altra roba, se la sta facendo con un'altra e l'ha mollata su Instagram. Tutto questo andrebbe a confermare quello che vi ho detto prima, nel senso, ma questa coppia era reale sì o no? Cioè, tu entri in casa per tranquillizzare la tua ragazza, però in realtà due giorni prima eri stato con un'altra. Non lo so ragazzi, fa un po' acqua da tutte le parti, e fa acqua da tutte le parti a maggior ragione perché dall'altra parte c'è questa voglia di spingere Francesca tra le braccia di Gennaro. Cioè è entrata la sorella, no, prima Guendalina Canessa, lascialo il Giorgino perché non è bravo, perché c'è Gennaro lì che ti ama. Ma ti ama cosa? Ma c'hai 40 anni, ma lo saprai che cosa significa amare una persona? Ma che parola a sproposito usi? Poi entra la sorella, lascialo perché c'è Gennaro qua, e te, Gennaro di là, e Gennaro di là, e Gennaro di su, e Gennaro di giù. Ma basta, ma ti pare che tu vai a comunicare a tua sorella che il ragazzo gli ha fatto le corna e stai già lì a dire mettiti con quello? Ma ci avrà bisogno di un attimo sta ragazza se realmente stava con Giorgio. Poi l'ultima cosa che veramente fa ridere, la segnalazione di Biagio Danelli, anche lui ex concorrente del Grande Fratello che adesso bazzica i salotti di Barbara, arriva tramite la migliore amica di Francesca. Sentite bene. Allora, Giorgio avrebbe tradito Francesca e va a raccontare i particolari alla migliore amica di questa. Bah, normale, no? Nel senso, voi tradite la vostra ragazza, andate dalla migliore amica della vostra ragazza e dite, sai, l'ho tradita, l'ho girata, l'ho ribaltata, l'ho... Ma non fa una piega. Cioè, è normale. Non fa una piega. Ma che, di che cosa stiamo parlando? Dai, su... No, fa acqua da tutte le parti sta storia, cioè veramente basta. Comunque mezza puntata è andata così, dedicata a Francesca De André. Tra l'altro Barbara aveva anche detto ad inizio puntata che sarebbe entrata anche Mila a dire a Francesca che l'ha querelata, però giustamente non se l'è sentita perché dice c'è dopo sta puntata così, tutta piena di emozioni, basta. Quindi Mila probabilmente entrerà la prossima settimana. Invece una persona che ieri sera è entrata per la mia grandissima gioia è Vladimir Luxuria. Resterà a quanto pare due settimane e io sono sicura che ci regalerà GIF, trash e anche tantissime perle. C'è da chiarire se l'ingresso di Vladimir sia legato a Michael, nel senso non è che gli autori hanno pensato bene che una figura forte di una donna intelligente come Vladimir potesse andare a giovare a un personaggio come Michael, nel senso che loro già si conoscono da fuori. Vladimir, come dicevo, è una donna molto intelligente, sa come porsi, attiva nella comunità LGBT, quindi in qualche modo potrebbe spronare nel modo giusto, a differenza di Christian Imparato, determinati meccanismi in Michael.
Non lo so, è una domanda che mi sono posta ieri sera guardando il Grande Fratello, ma indipendentemente da questo, comunque Vladimir secondo me è un personaggio top per i reality, ha tanto da dare, non importa per quale motivo sia entrata, quella era solo una mia supposizione, così ci pensavo e avevo voglia di condividerlo con voi. E invece, parlando di persone che invece proprio non satura, piena, Chicò e la Vignale. Allora, Chicò ero partita con aspettative altissime, infatti mi piaceva anche all'inizio, adesso non lo sopporto più, è troppo stratega, vuole fare il papino di tutti, 3 figli ce li hai fuori, adesso lì mettiti in gioco come tutti e basta. Martina è una che mette tutti d'accordo, cioè riesce a fare impazzire tutti quanti, a fare incazzare tutti quanti. Una volta uscita Mila, adesso ci pensa Martina. Infatti la clip di ieri dove tutti le davano della poco di buono, questo e quello, cioè ragazzi anche meno. Ho adorato invece il padre che gli ha fatto la sorpresa e ha detto lascia perdere Daniele. Applausi infiniti per il padre, cioè Martina, lascia perdere Daniele, ma che cosa ci vedi? Ma ti prego, ma cosa ci vedi? Mollalo! Prima di concludere, di parlare dei nominati di questa settimana, vorrei dire una cosa a cui ho pensato ieri sera guardando la puntata. Secondo me, per quanto questo Grande Fratello mi stia piacendo, perché devo dire che rispetto ad altri a me sta piacendo questo Grande Fratello, di sicuro molto di più rispetto al Grande Fratello 15, però devo dire che secondo me si sta proprio perdendo l'essenza del Grande Fratello come tale. Perché se voi ci fate caso, durante tutta la puntata non si fa altro che parlare di cose che succedono fuori, non si parla più delle dinamiche interne nella casa, cioè ieri di che cosa si è parlato? Di Martina che era sparlata da tutti e di Gaetano e Erika, tutto il resto erano tutte storie legate a qualcosa che succede fuori, a parte Serena che per quanto io l'adori, la trovi veramente una ragazza genuina, carina, ma ha ricevuto 15.000 sorprese in 4 puntate, cioè vi prego, però non c'è più l'isolamento, non c'è più la cosa di dire oh mio Dio che cosa sta succedendo fuori, perché i ragazzi sono costantemente aggiornati. Se si continua con questa linea si perde totalmente il senso del Grande Fratello e quindi i ragazzi non si sforzano neanche più a creare dinamiche interne, perché tanto i lunedì sera sono basati su quello che succede fuori. Quindi loro possono stare lì tutta la settimana a non fare nulla perché si sentono liberi di poter non fare nulla. Oppure semplicemente il ragionamento contrario, nel senso i concorrenti non riescono più a creare dinamiche interessanti perché sono tutte persone più o meno conosciute, quindi prima quando li mettevi tutti sconosciuti c'era la voglia di arrivare, di trasmettere a casa, di far vedere che io sono meglio di te, che io faccio ridere, che io faccio quello. E invece adesso sono tutte persone che hanno già una mano nel mondo dello spettacolo. Quindi stanno lì tranquilli che tanto il pubblico già mi conosce, di conseguenza non si creano dinamiche e quindi il Grande Fratello si trova obbligato a parlare di quello che succede fuori perché internamente in casa non succede nulla. Una delle due cose, ma comunque sia c'è qualcosa di sbagliato, che poi io adoro il modo di condurre di Barbara e tutto quanto, cioè a me piace, va bene così, cioè ok, possono anche continuare a parlare di robe esterne, non mi interessa perché comunque questo Grande Fratello mi piace, ribadisco. Solo ieri guardando la puntata mi sono detta tra me e me, ma si parla solo di cose che succedono fuori e non di cose che succedono internamente, per quale motivo? E quindi volevo parlarne con voi e aspetto ovviamente i vostri commenti qui, ditemi la vostra perché secondo voi adesso siamo arrivati a questo punto. Nominati della settimana Martina, Michael e Serena, a me spiace tantissimo perché Martina non è che mi faccia impazzire, però secondo me è carina. Lo sbaglio più grande di Martina è stato quello di avvicinarsi a Daniele. Se fosse rimasta nel suo, sicuramente adesso avrebbe molti più consensi. Michael secondo me vince ad occhi chiusi, cioè proprio così. Michael vince, raga, Michael vince. E Serena la trovo talmente tanto genuina che secondo me a sto giro uscirà lei proprio perché non è nel meccanismo del trash. Vabbè, diciamo che a questo giro secondo me se la giocano le donne, quindi Martina e Serena. Secondo me più Serena, anche se devo dire che il pubblico che guarda il Grande Fratello lunedì sera la adora, ha tantissimi consensi dalle persone che seguono solo la puntata del lunedì piuttosto che quelli che seguono anche live e che vedono che durante la settimana magari è un po' sottotono.
Per questa settimana è tutto, credo di aver parlato più o meno di tutto, avrei continuato a oltranza perché dopo 2 settimane che non faccio recensioni avrei talmente tanto da dire, però se no come sempre mi escono 30 minuti di video, quindi va bene così, noi ci rivediamo con la recensione del Grande Fratello la settimana prossima, però questa settimana usciranno tanti altri nuovi video, iscrivetevi al canale, condividete il video, lasciate un like, un commento e bla 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 bla, il mio cuore è vostro, prima della patata e poi vostro, ciao!